Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parleremo di un particolare specifico bonus che si può richiedere direttamente all'INPS per un totale di 12 giorni e per alcune categorie di lavoratori. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Si può richiedere un bonus di 12 giorni all'INPS per andare alle terme. Incredibile, vero? Non tutti ovviamente possono effettuare domanda e ottenere questo benefit. Il tempo di utilizzo delle cure balneari può essere effettuato solo nel periodo ammesso dalle ferie. Perché un lavoratore possa sottoporsi alle cure durante i momenti diversi rispetto a ferie e congedi occorre una prestazione sanitaria specifica. Risulta necessario quindi che un medico ASL o INAIL rilasci un certificato attestante l'urgenza di ricevere tempestivamente delle cure balneotermali. Chi soffre di specifiche malattie croniche che portano a una compromissione dello stato generale di salute matura il diritto a sgravi fiscali, benefici economici e misure assistenziali. Vediamo dunque a chi spettano le cure termali IMSS e come fare domanda per il bonus terme 2021. Hanno diritto a ricevere cure termali gratuite i lavoratori socialmente utili, i parasubordinati, gli autonomi che pagano il contributo IVS. A tali si aggiungono anche i contribuenti che percepiscono assegni di invalidità ma non definitivo e i lavoratori dipendenti. Per ottenere il bonus terme 2021 bisogna tuttavia rispettare alcune condizioni, fra cui il possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva. Inoltre occorre non percepire la pensione di anzianità, non avere già ottenuto il bonus nello stesso anno della richiesta e presentare patologie alle vie respiratorie. Oltre alle malattie dell'apparato respiratorio, anche altre patologie reumatiche e le diverse tipologie di osteoartrosi danno la possibilità di ricevere le cure termali. Per ottenere il riconoscimento è necessario che il medico di base inoltri per via telematica il certificato attestante la malattia del richiedente. L'invio della richiesta deve avvenire entro il 1 gennaio e il 30 settembre di ogni anno tramite patronato, CAF, call center IMSS o altri servizi online presenti sul sito dell'istituto. In seguito poi il paziente riceve specifica convocazione per una visita di accertamento sanitario in cui potrà presentare ulteriori documentazioni in relazione alla patologia. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti!